assolutamente, io non vorrei percorrere questa soluzione naturalmente, anche se a fronte di arrivi che non possono essere gestiti diversamente, perché non, se non ci fossero chiaramente la, se non ci fosse la disponibilità in accoglienza, sarei costretta chiaramente a trovare soluzioni diverse. Al momento quella delle tende per gestire l'accoglienza di migranti è un'alternativa alquanto remota, una strada che il prefetto di Arezzo non intende percorrere. L'onda lunga degli sbarchi sta toccando infatti anche la provincia aretina. In prefettura c'è stato un nuovo vertice alla presenza di sindaci, provincia e gestori di alcuni centri di accoglienza per fare il punto sulla situazione attuale. L'andamento del fenomeno migratorio è sotto gli occhi di tutti, perché anche ad Arezzo segue naturalmente il trend nazionale, perché gli arrivi che ci sono a livello nazionale vengono poi distribuiti su base regionale, e nell'ambito della regione Toscana il 10% degli arrivi vengono destinati ad Arezzo. Sono previsti nuovi arrivi e per questo la prefettura ha chiesto alle amministrazioni di cercare nuovi posti di accoglienza per far fronte all'emergenza umanitaria. È ragionevole pensare che i numeri saranno molto simili a quelli che ci sono stati a luglio, per cui consideri una settantina di presenze. Secondo appunto il trend e l'andamento degli arrivi, è indispensabile che vengano reperiti dei posti sul territorio al fine di garantire un'accoglienza diffusa, quindi piccoli numeri ma diffusi su tutto il territorio, quindi che coinvolgono poi tutte le amministrazioni, in modo tale da fornire un'accoglienza migliore e anche finalizzata a un'integrazione più efficace. Solamente alcuni giorni fa l'annuncio che aveva acceso un lungo dibattito dei 14 richiedenti asilo che a breve saranno ospitati dalla struttura della Fraternita dei Laici che si trova nel comune di Civitella in Valdichiana. Si stanno organizzando anche altre amministrazioni.